Luca, quel giorno era rimasto a casa quasi tutto il giorno. È uscito intorno alle 6 di sera senza aver chiesto la macchina e questa cosa mi ha lasciata molto tranquilla. Per cui è uscito, abbiamo chiacchierato un po', gli ho chiesto consiglio perché avevo qualche problema. Diciamo problemi così, no? E cioè ogni volta che avevo bisogno di sapere un suo parere, glielo chiedevo tranquillamente perché era molto saggio, insomma, mi fidavo molto di quello che mi diceva. E quindi quel giorno lui mi ha lasciata dicendo: "Mamma, non ti posso rispondere assolutamente, perché ho fretta, devo andare. Però sappi che tu per così dici che sei forte. Se tu sei una donna forte, lo devi dimostrare quando tutto va male, non quando tutto va bene. Beh, ciao, ma." Quindi con la sinistra mi ha salutato, con la destra ha aperto la porta ed è andato via e non è più tornato vivo. Quindi siamo saliti e sono arrivata davanti alla porta del bagno, che era socchiusa, e subito ho visto per terra la gamba destra di Luca. Ho avuto solo questo moto di rabbia e gli ho detto: "Figlio mio, che mi hai fatto? Proprio in questa condizione, anche in questo, non solo morto, ma anche in questo modo." La ferita che aveva la ragazza sulla testa, risultata di 7 centimetri dopo 8 anni, nel 96 quando hanno fatto l'autopsia, se fossero morti per folgorazione, questa cosa non può giustificare una ferita del genere, né il testicolo di Luca gonfio. Com'è stato possibile dire una cosa del genere, poterla dire? Dopo chiaramente aver allestito la scena, dopo aver pulito il sangue, perché il sangue è stato pulito prima del nostro arrivo, erano tutte piante, ma soprattutto queste erano piante che hanno visto Luca crescere. Da quando poi ho liberato questa casa, perché mi sono trasferita a Matera, e allora cioè, ho ritenuto opportuno portare qui le piante, perché qualcosa di noi continuasse a vivere qui a Policoro e continuassero qui a pregare Dio. Fino al raggiungimento della verità. Fino al raggiungimento. Sono qui a implorare pure loro. Sono ferite che non si rimarginano No. mai più. Quando quella volta, quando ho visto Luca a terra e mi sono proiettata subito nell'eternità, allora l'ho fatto inconsciamente, però il dolore di una madre non può guarire. Non c'è nessun tempo che guarisca poi, perché a questa ferita così grave si sono aggiunte tutte le altre ferite. Cioè l'indifferenza della gente, l'indifferenza della magistratura, sono tutti uomini. Io non oso pensare che questi padri, queste madri, questi giudici, questi avvocati che hanno seguito il caso abbiano messo tanto a tacere il cuore da far prevalere l'illegale, l'ingiusto, cioè da mettere a tacere un diritto sacrosanto che è quello di una madre, di un padre a conoscere la verità. Mio marito ci è morto per questo, ci è morto veramente. Non si può vivere, sopravvivere al dolore, soprattutto non si può sopravvivere alla disumanità. Questo è un dato purtroppo amaro perché non, cioè, quando sei nel dolore hai bisogno di tanta tenerezza, di
E a noi è stato negato tutto, proprio per tanti anni. Fino a quando è morto mio marito, fino a quando noi siamo rimasti qui, noi non abbiamo avuto diritto a nulla. A soffrire, e forse la colpa, la mia colpa, quella che mi è stata poi data, è quella di non essermi rassegnata, perché per me la parola rassegnazione non esiste. Né in religione, io credo di avere una fede molto salda, molto profonda, una fede che ho maturato ancora di più nel dolore e attraverso il dolore, per cui io non credo alla rassegnazione. La rassegnazione è di persone che subiscono, di persone passive. Io non voglio morire così. Voglio che questo dolore abbia un senso. Voglio che questa mia vita, se ancora c'è, ha un senso. E il senso che ha è quello di assicurare a tutti gli altri, a tutti i giovani, di avere persone nelle istituzioni, persone di riferimento, di serio riferimento. E questa cosa mi spinge a lottare. Io non lotto più per Luca, solo per Luca. Io lotto perché la giustizia trionfi, la verità diventi per tutti un dovere. E anche il piacere di dire la verità. Cioè anche, dico dovere, perché dire la verità è una cosa liberante. E allora non capisco perché tanta gente si stia negando questa possibilità di morire con la coscienza libera. Sarà anche per il fatto che la coincidenza di alcune inchieste giudiziarie, come questa famosa Toghi Lucane, sarà anche per quella voglia di trasparenza che moltissima gente ha dentro di sé. Da un anno a questa parte la gente di Basilicata chiede di capirci di più, chiede chiarezza, ecco, non chiede giustizialismo, chiede giustizia. Vi prego amici, ci uccide anche con l'onertà, con la delega, e c'è una malattia mortale che si è diffusa molto negli ultimi tempi in Italia, e questa è una malattia per me mortale. È proprio la rassegnazione, il silenzio, l'omertà, la delega, la disattenzione, la rimozione. Anche storie come quella di Luca e Mari Rosa sono, diciamo, ignote a noi. In questo mi preoccupo proprio perché se non iniziamo noi giovani a praticare la legalità ogni giorno, tra 20 anni, anche meno, fra 10, diventeremo uguali a tutti gli uomini che oggi abbiamo criticato, che sono stati gli autori di tali misfatti. Io stessa non mi blocco di fronte all'indifferenza che mi circonda, e Olimpia mi dà molta forza, perché io mi chiedo, ho 17 anni e non posso bloccare la ricerca di giustizia quando vedo una donna che ne ha passate davvero tante e continua ogni giorno a emozionarmi sempre di più quando racconta la sua storia, ed è sempre un'emozione enorme. Allora io mi chiedo, o devo comunque un attimo. Thank you.